Sono le 11:25 del 26 dicembre 2023. Sì, sono 11:25 del 26 dicembre 2023. Mi trovo qui a rimboschimento. Guardate quanto è bella. Allora, piano piano con il videotelefonino, vedete? Muri a secco. E in particolare guardate che meraviglioso muro a secco qui al piazzale antistante al rimboschimento. Ma prova a salire. Io vado in diretta, ecco qui, io sono un provetto arrampicatore, guardate, e adesso guardate qui come faccio mentre c'ho il telefonino in mano. Vediamo se lui deve scalare qui. Guardate, metto i piedi qui. Ecco qui mentre mi sto arrampicando. Opla, ecco è fatto. Guardate. Bello, magnifico. Il panorama. Ma sentite uno. Qui sotto, a circa un chilometro di distanza, c'è la periferia sud-est del comune di Marzi. Qui davanti a me, in linea d'aria 300 metri, c'è il castagneto del vallone del Taglio. Il vallone si trova lì in fondo. E questa è la meravigliosa pineta. Beh, però c'è una cosa, apparenza inganna. Solo sopra ci sono le foglie verdi. Ma in effetti questi sono in attesa di cadere giù per terra, perché l'incendio qui alla base ha devitalizzato l'apparato radicale ed ecco come sono caduti i pini. Guardate, cominciamo da qui. Allora, guarda questo, dove arrivo? Maestoso, sì, questo è più di 20 metri. Bene, qui saranno 30 metri. Prosegue, prosegue, prosegue. Guardate la cima. La cima. Qui l'altra parte della cima si è spezzata, caduta per terra. Poi vediamo qui un altro pino. Purtroppo, dispiace. Questo è il polmone verde di Luca De Marzi, uno dei polmoni verdi del comune Luca De Marzi. Ecco cosa ha causato l'incendio. Morto l'apparato radicale, anche qui vedete, non c'è rimasto niente. Questo sta pure per andare a terra e tutti gli altri, basta che tiri il vento forte. E qui guardate, oh, guardate, oh. Guardate, guardate, guardate che è successo qui. Guardate. Allora. Sì. Anche qui. E anche qui.